Non vogliamo persuaderci che la sofferenza è necessaria all'anima nostra, che la croce deve essere il nostro pane quotidiano. Come il corpo ha bisogno di nutrimento, così l'anima ha bisogno della croce giorno per giorno, per purificarsi e distaccarsi dalle creature. Non vogliamo comprendere che Dio non vuole, non può salvarci né santificarci senza la croce, e più Egli attira a sé un'anima, più la purifica per mezzo della croce. Carissimi, buongiorno, pace e bene a tutti voi. E questa mattina il buongiorno ve lo diamo da Pietrelcina, dalla chiesa parrocchiale di Pietrelcina, santuario diocesano di San Pio. E in questo luogo tanto caro a Padre Pio, in questo mese, ecco, vi saluteremo e vi daremo il buongiorno proprio ai piedi della Madonna della Libera, la Madonna tanto amata e tanto venerata da Padre Pio. È anche l'occasione buona in questo mese per approfondire il mistero della Quaresima, il mistero della croce che Padre Pio ha vissuto in maniera profonda, in maniera totale nella sua vita. Padre Pio, sappiamo bene come Padre Pio ha vissuto il mistero della croce, non solamente spiritualmente nella sua anima, nel suo cuore, no, sappiamo bene anche nel suo corpo. Padre Pio ha sentito tutta la profondità e tutto il dolore, tutta la pesantezza, potremmo dire, di questo mistero, il mistero della croce. Così come abbiamo ascoltato dal suo pensiero mattutino in questa giornata, proprio oggi 2 marzo, dice così, dice: l'anima ha bisogno della croce, ha bisogno della croce, la chiama proprio nutrimento e dice: come il corpo ha bisogno di nutrirsi, così l'anima ha bisogno della croce. Evidentemente sono discorsi abbastanza complicati, sono discorsi quasi forse anche un po' lontani dalla nostra mentalità. Noi vorremmo togliere la croce, noi vorremmo eliminare la croce, e Padre Pio invece ci dice che l'anima ha bisogno della croce. E allora, fratelli miei, in questi giorni, in questa Quaresima, in questo periodo dell'anno così forte, così intenso, così realmente intriso di mistero ma anche di speranza, lasciamoci condurre dalla croce e vediamo cosa Padre Pio ci dice e ci dirà in merito alla croce. Sappiamo bene che, fratelli miei, sappiamo bene che abbiamo tante croci, no? Ognuno di noi ha una croce da portare, ognuno di noi ha una croce da raccontare, ognuno di noi ha una croce da condividere. E penso che questo luogo, Pietrelcina, questa chiesa, questo altare dove Padre Pio ha celebrato la sua prima messa, e lo vedremo bene in questi giorni, dove Padre Pio ha celebrato la sua prima messa, questa chiesa custodisce questo mistero grande, il mistero della croce vissuto da Padre Pio. E allora questa giornata, 2 marzo, di questo periodo quaresimale, sia vissuta proprio con questa intenzione, guidati da queste parole di Padre Pio, no? Come il corpo ha bisogno di nutrimento, così l'anima ha bisogno della croce per sopravvivere, per nutrirsi spiritualmente, per avere, ecco, la fortezza di condurre avanti una vita spirituale. Come oggi ascolteremo nella Santa Messa, no? Nella preghiera iniziale, dove il sacerdote ci ricorderà questo: l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Che questa Quaresima non sia vissuta in maniera superficiale, che questa Quaresima non sia vissuta in maniera provvisoria, così, ma lasci, ecco, una traccia efficace, lasci un segno di conversione nella nostra vita, proprio così come è avvenuto nella vita di Padre Pio. La croce ha lasciato un segno profondo nella sua vita, la croce lo ha marchiato anche nel suo corpo. A tutti voi, seguendo questi insegnamenti, seguendo l'insegnamento di Padre Pio, a tutti voi giunga l'augurio per una buona e santa giornata. Pace e bene.